quanto schifo! Bene a tutti ragazzi, qui Trofra che parla, ci siamo qui in un nuovo video. Siamo tornati qui con un episodio della Road to che cazzo ne so. E purtroppo non vi sto portando tante ore in questo periodo. Spero che non mi assaliate, dal momento che mi assalite se non porto le war. Cioè, mi assalite se porto le war, non fatelo anche quando non ve le porto. Quindi un po' di contegno. Tra l'altro il contegno dovrei averlo io, perché la Supercell è fantastica, davvero. Praticamente noi abbiamo fatto una war incredibile, in cui abbiamo perso per un pareggio di 0,4 punti percentuali, quindi una war davvero emozionante, piena di replay, di attacchi fantastici, di strategie. E appena finita questa war, tipo poco tempo dopo, la Supercell ha deciso di piazzarci un bel aggiornamento, una bella manutenzione, in maniera tale che tutti i replay vanno persi. Perdo anch'io la voce, perché tiro tante di quelle parolacce a questi qui che mi hanno messo il replay appena dopo la war, e non posso portarvi i replay. Dunque dovrò aspettare le war prossime. Tra l'altro, in un periodo così incasinato nel quale sono, è un po' difficile anche trovare il tempo di registrare, e dei replay, delle war, eccetera, farebbero anche comodo. Però no, perché lo sapete voi. Sto anche morendo. Detto questo, passiamo a questo episodio della Road to che cazzo ne so. Allora, vi avete consigliato diverse tattiche, però in questo episodio ho deciso di tenere ancora la mia AQ Walk. Tra l'altro qui c'è ancora il carretto di risorse, che non so se molti di voi hanno già capito di cosa si tratta. Praticamente quando vi attaccano, un po' di risorse rimangono lì dentro. Vabbè, una cosa per tenere online i giocatori. Tra l'altro vi dirò anche le mie opinioni per quanto riguarda l'aggiornamento, mentre facciamo gli skip. Comunque, tornando a noi, ho deciso di utilizzare ancora questa, non perché non vi ascolto, perché ho letto numerose tecniche che possono davvero rivelarsi utili, ma per il fatto che c'è stato c'è stato un periodo all'interno del quale ho fatto davvero fatica a salire, anzi diciamo che ho fatto molta molta fatica a salire e poca fatica a scendere, perché ho fatto tipo tre attacchi, tre fail di fila, e da lì praticamente sono sceso di 100 e passato frame. Infatti, come vedete, sono ancora basso. Non credo che di essere salito dalla volta scorsa, anzi credo di essere sceso persino dal video precedente. Dunque dobbiamo rifarci oggi. Ho preferito tenere questa tecnica perché ho visto che si sta rivelando molto molto forte. Quindi diamo subito un'occhiata agli attacchi, trovo una partita e vediamo di capire un po' qui come funziona. Per quanto riguarda l'aggiornamento, è un aggiornamento non molto pesante, tra virgolette pesante nel senso non incide molto sul gioco. È stato fatto principalmente per tenere la gente online e per continuare il filone dell'aggiornamento precedente, all'interno del quale si cercava di portare la gente, comunque gli utenti, a fare molti attacchi e puntare alle stelle. Dunque, con quella specie di bonus lì che vi danno quando fate 5 stelle, avete la possibilità appunto di ottenere delle risorse facendo delle stelle, quindi cercando di puntare sempre più alla percentuale, alle stelle, e non tanto alle risorse. Ma ormai credo che nessuno avesse più una base farming dall'83, quindi è un po' difficile puntare unicamente alle risorse, bisogna anche fare numerose stelle, soprattutto in un momento all'interno del quale noi siamo in Lega campione, e se non fai stelle scendi, e non di poco, perché spesso rischi di perdere 30, 20 e tantissimi trofei. Quindi sinceramente mi piace questo aggiornamento, perché non ha tolto nulla a noi, anzi ha aggiunto semplicemente delle cose per rendere anche più interattivo, più interessante il gameplay, per prenderci di più. E infatti sto cercando anch'io di farmi valere e riuscire ad ottenere sempre più stelle per salire. Raga, proprio volevo precisare che questa si chiama appunto Road to che cazzo ne so, proprio perché non ho un obiettivo, e quindi potrei andare avanti per anni a fare questa scalata. Spero di no, perché sinceramente non ho molta voglia. Come potrei sfermarmi da un giorno all'altro? Tutto questo, diciamo, questa decisione spetta non tanto a me quanto a voi. Ovviamente se c'è un periodo in cui sono un po' giù, in cui scendo di trofei, in cui non ho tanta voglia e vedo che il video non fa audience, possiamo dire, non piace, non fa tante visualizzazioni, comunque non ottiene tanti commenti, eccetera, dico, dai, non ha senso andare avanti. Se invece sono in un periodo magari anche giù, però all'interno del quale vedo che
ho trovato l'avversario intanto, vedo che voi mi date il supporto, mi date tutto quello di cui ho bisogno per continuare, quindi like, commenti, visualizzazioni e tutto, naturalmente non posso che andare avanti in maniera anche molto, diciamo, molto volentieri. Tra l'altro questo genietto del male c'ha il castello fuori. Lo abbattiamo con una bella veleno. Raga, vi ricordo che da computer io non sono molto abituato a giocare, quindi vi chiedo scusa se failerò, se farò qualche cacata, ma da computer faccio un po' fatica. Anche se comunque devo dire che non è malaccio usare il computer, perché si sganciano le truppe in una maniera davvero precisa, sebbene talvolta la precisione non sia l'arma principale all'interno degli attacchi. Però noi ci proviamo, cerchiamo di farci valere lo stesso. Come vedete, l'obiettivo mio è di far entrare la regina, quindi devo pulire tutte le strutture che stanno al di fuori della zona all'interno della quale la regina potrebbe, diciamo, spostarsi. Questa è una tecnica che sapete già, conoscete già. Quindi sganciamo il re barbaro qui, e il re barbaro, se riusciamo, lo supportiamo anche lui da due guaritori. Detto questo, direi di sganciare una bella furia qua per riuscire a curare sia la regina che il re barbaro, che vedo che ne hanno bisogno entrambi. Ok, e da chi c'è la furia, direi, ecco, naturalmente gli spaccamuro sono stupidissimi, non vanno mai nella parte in cui volete, però adesso per fortuna sono entrati. Come vedete, l'obiettivo principale è quello di buttare giù le aere, perché altrimenti quelle lì vi buttano giù voi, soprattutto vi buttano giù i guaritori, che sono la parte fondamentale di questa tecnica, di questa strategia di attacco. Dunque, ora non ci sono più difese aeree che potrebbero darci fastidio. L'unica cosa che rimane è cercare di sganciare gli arcieri in maniera, ecco, selettiva. E vedete, una cosa che dovete tenere molto a mente è che questo attacco richiede davvero tanto tempo. Dunque voi dovete cercare, quando le difese sono impegnate, cercare di sganciargli truppe in maniera tale da sganciare truppe sugli edifici non coperti, in maniera tale da velocizzare il lavoro di pulizia. E vedete che questi arcieri qua, che ho appena sganciato, hanno distrutto il cannone, permettendo al re barbaro di risparmiare molto tempo. E non solo al re barbaro, ma anche alla regina e a tutte le varie truppe. Ora che le difese sono puntate sul re barbaro e sulla regina, sgancio qualche arciere anche sui bellissimi, come si chiamano, depositi d'oro. Regina, attivo l'abilità per portarci alle 2 stelle. 3 stelle non le farò mai nella vita, però intanto posso essere sicuro di andare avanti a fare un po' di percentuale. L'obiettivo è arrivare al 70%, che come sapete è la soglia entro la quale... Ok, sono morti. Perfetto, gli eroi sono morti. Direi che non si può combinare più molto, se no sganciare qualche truppa. Mentre vedete, l'arciere è occupato sul nostro re barbaro, io sgancio qualche truppa al fine di aumentare la percentuale. Sono tutte cose abbastanza irrisorie, o comunque pensate che possano essere inutili, mentre vi sbagliate, perché se state attenti potreste fare molta molta percentuale, allo stesso tempo potreste indirizzare le truppe dove volete voi e non dove possono andare. Cioè, ad esempio, in quel caso lì c'era la possibilità che la regina uscisse e magari non andasse. Tanto non mi hanno distrutto quello schifo di deposito d'oro, mannaggia voi, che non è un deposito ma è una miniera, vabbè, mi confondo sempre. Stavo dicendo, c'è la possibilità che la regina esca e non vi entri nel villaggio. Tra l'altro non ho neanche addestrato le truppe, ma sarà mio compito farlo dopo. Raga, spero che il video vi sia piaciuto, spero che la scalata continui a piacervi. Siamo 3377 trofei. Nel mio profilo il record sta intorno ai 3426, quindi mancano più o meno 30 trofei, speriamo di arrivare, sì, 60 trofei, speriamo di arrivarci al più presto e speriamo anche di continuare questa scalata, soprattutto col vostro supporto. Da trovare tutto, ci vediamo al prossimo video.